sono nati sul Naviglio Grande. Bene, sotto le acque del Naviglio Grande passavano delle rocce, ma anche dall'altra parte, con Pesana, la roccia Bertonica e via dicendo. Ne parleremo in un'altra circostanza. Gianni abbia parlato del Breling. Ecco, questo qua però voglio sentire qualcosa da te. No. Sul Breling. Breling, non so se avete visto in televisione il video che il senatore Biscardini, che è qui con noi, mi ha fatto fare sul sito Riaprire i Navigli, che mi vede molto perplesso, ma insomma, comunque questo è un altro discorso. Lui mi ha fatto fare una chiacchierata con Emanuela Rossi in un punto dove, oltre a vedersi un Brei e le preghe, si vede anche l'asse di legno sulla quale con un chiodo nel quale ci sono ancora i resti di una saponetta, perché per evitare che lavando il sapone lavasse via, le donne le lavandaie lo fissavano con il chiodo e lì si vede ancora adesso. Purtroppo coloro che hanno il ristorante Brelin di queste cose non sanno assolutamente un tubo. Vabbè, io ho detto che siamo maestri nel dimenticare e anche nella leggerezza. Ho parlato della leggerezza dei politici, ma non so neanche se è vero. Giuseppe Codara, ingegnere delle acque, ha scritto questo libro che è la Bibbia per chiunque voglia sapere. Solo che, essendo morto un po' di tempo fa, il libro si ferma al 1935. Pensate che Milano, con tutti i suoi porti, ha avuto come porto principale la Dacia. All'epoca dei Romani era in via Molino delle Alpi, dove nelle fondamenta sono state trovate olle, otri, eccetera, eccetera, dei depositi di un porto che non sappiamo quanto fosse grande. Invece ad Arsena c'era un traffico che nel 1959 faceva della Arsena il sesto porto italiano per tonnellaggio, più importante di quello di Ancona. Questo mi dà un'idea. Questo signore, Giuseppe Codara, ha scritto questo libro che è stato pubblicato da una casa editrice tipicamente milanese, la Gastaldi, ceduta alla Virgilio, che è sempre Elena Gastaldi, discendente dei Gastaldi. E si è specializzata questa casa editrice in cose milanesi. Cose milanesi che hanno avuto nella famiglia Meneghina niente a che vedere con Radio Meneghina, un personaggio importante come Severino Pagani, che era stato anche presidente del Filologico, aveva fatto un libro, più di un libro su Milano, uno particolarmente agile, trovate qui, Così parla Meneghino, in cui tra l'altro ha preso molte cose di Carlo Porta, e approfitto dell'occasione per salutare Elide Surigo, grande artista milanese che ha preso un premio internazionale della critica discografica per aver musicato il Porta. Ciao Elide. E vi dicevo, a Milano questo signore ha fatto la prefazione, questo Severino Pagani,
al libro del Codano. La Reverenda Gastaldi, sacrista, cosa gli è venuto in mente, ha titolato I Navigli della vecchia Milano. E qui una frase che secondo lei poteva essere in milanese. Su la vita di Ambrosiana de tutti i tempi. Cioè invece di scrivere in, ha scritto su, roba che in Grida Vendetta non ha mica cambiato, ha lasciato così. Allora, un'altra specialità del milanese è quella di nascondere le cose che loro, ce ne sono tante, non so se vi è capitato di pensare in Via Brera, tutti i cortili delle case di Via Brera hanno testimonianze di antiche fontane, fontanelle da cortili, però e di antiche tipografie. In via Elvezia, dato che in tutto quel caos mi sono dimenticato di dirvi che c'erano anche delle sorgenti di acqua calda, Milano era città termale, infatti c'è una Santa Maria delle Terme, in pieno centro, via Zeccavecchia per intenderci, piazza San Sepolcro, lì c'erano delle terme. In via Elvezia sono state trovate queste condutture che io sono riuscito a fotografare, perché ho avuto la fortuna di andare con l'assessore dell'epoca, che era Giulio Polotti, che il nostro amico Giovanni Occhi si ricorderà. E allora mi ha fatto vedere questa cosa, risalgono al quarto o quinto secolo. Quindi sono lì, ma non si possono andare a vedere. Sapete come abbiamo fatto per andare a vederla, a fotografarla? Abbiamo sollevato con un ferro un tombino, la scaletta, e siamo andati giù. No, questo, in questa sala. Quando hanno trovato questo, qualcuno ha detto, voi ragazzi fermatevi. Si sono fermati e è nata questa roba qui. Ma altre cose ancora, che noi nascondiamo. Esiste ancora Circo. Questa? Sì, sì. Via Circo. Noi abbiamo una serie di mosaici da fare invidia a quelli di Roma e a quelli di Tunisi. Ma non si possono visitare. Sono nelle cantine di case private, in teoria è possibile chiedere al proprietario di andare a visitare, il proprietario gli dice alla portinaia che ti accompagna con le chiavi che ha lei. Adesso hanno eliminato la portinaia. Arrivederci. Nella chiesa dei San Nabore, che c'è lì in corso del Porto Romano sulla sinistra, alle spalle, in corrispondenza dell'abside, hanno trovato, e questo recentemente, 30 anni fa, stiamo parlando del diluvio universale, quindi recentemente, hanno trovato 9 tombe con le pareti dipinte, che sono una roba straordinaria. Sapete cosa hanno fatto? Non avendo i quattrini per organizzare qualcosa di meglio che potesse consentire a tutti di andare a vederle, l'hanno recuperato. Quindi un valì in corrispondenza dell'abside, ma le 9 tombe noi, per fortuna, ho le fotografie. Li hanno interrate? Sì, ci hanno messo un telo e poi comunque hanno interrato tutto. Sembra meraviglioso. Piuttosto che farle crollare come Pompei, forse è meglio così. Piuttosto che farle crollare come Pompei, forse è meglio così. Ma non le gode. Vabbè, le godrà qualcuno più intelligente di me in futuro. Invece Pompei è finita. No, non è finita. Adesso quei pezzi che sono crollati. Sono andato. D'altro canto,
essendo stata una importante città, anche Pompei dovrebbe essere spiegata in modo non come veniva spiegata prima. Vabbè, c'è stata la lava e qua abbiamo trovato la villa di Tizio, la villa di Caio, c'è qualcosa di più vivo, non so se lei l'ha visitata recentemente. Ah no, beh, già allora non era, adesso poi questo settore è chiuso, quell'altro è chiuso, pare che abbiamo trovato i soldi per metà da scusa. Dunque, tu hai citato Severino Pagani, filologico, ecco, ne approfitto lui parli da Menegino, soprattutto e anche il filologico raggiunto. E anche sì, filologico. Ha fatto cose in più. Ecco, ne approfitto per pubblicizzare questa iniziativa che si terrà il 16 di novembre alle ore 16 al Circo Filologico Milanese. C'è un ciclo condotto da Alma Brioschi, si chiama Ripasseggiando per Milano. C'è un ripasseggiando perché in origine si chiamava Passeggiando per Milano e l'aveva, diciamo, ideata Mario Pria, che purtroppo da cui è qui tra di noi. Poi Alma Brioschi, sapendo la profonda amicizia che ci legava all'interno, legava noi a Pria, ci ha chiesto di dargli una mano per questo ciclo di Ripasseggiando su Milano, e tutti gli anni ci chiama per tenere una conferenza lì al Filologico. Quest'anno parleremo sempre di Mario, che verrà proiettato, prima ho visto Michele, è ancora qua Michele, sull'Africa e gli anni. Michele Franco, pilota di aereo, ha avuto l'onore, ha avuto la fortuna di trasportare Mario Pria da Casale Monferrato, dove c'era l'aeroporto, per fargli fare un volo su Baggio. E Mario, con quel commento brioso, quella bravura dialettica, ha filmato Milano Baggio dall'alto e l'ha commentata con dei passi anche esilaranti. Quindi parleremo del volo su Baggio compiuto da Mario e poi ci tufferemo un attimino anche in un po' di storia di Milano e di Cascina Interno in particolare, perché parleremo delle amate sorgenti del Petrarca. Petrarca, che la tradizione vuole che abbia soggiornato più a Cascina Interno, una delle sue tante case nel periodo milanese, aveva un innato senso per l'acqua, una passione proprio veramente eccezionale per l'acqua, tanto che delle sue case preferite aveva sempre vicino una sorgente d'acqua. Tutti pensano alle celeberrime Chiare Ferse del Ciacco, erano vicino alla Vignone, a Valchiusa, ma anche a Milano rimase affascinato dai fonti piccoli e lucidi. E noi parleremo delle amate sorgenti del Petrarca partendo da Valchiusa, ci fermeremo a Milano, andremo anche vicino a Parma, a Servapiano, per terminare ad Arquà, sempre col tema dell'acqua. È una conferenza che oggi dura circa un'oretta, anche quella, avremo modo di riprendere molti concetti che è spesso Tullio, ma soprattutto avremo modo anche di ricordare il grande Mario, che purtroppo, ma non è una frase fatta, se n'è andato troppo presto, perché stava facendo un lavoro incredibile sulla storia del teatro milanese e purtroppo dopo di lui l'opera si è interrotta. Niente, chiudiamo qui, anche perché il sole venga via, comincia a far freschino. Nella sede sociale troveremo un bel tè caldo con dei biscotti, poi avremo anche un'altra sorpresa, perché avremo delle immagini che bene o male riassumono quanto detto Tullio oggi pomeriggio, e tra una chiacchierata, un tè caldo e un biscotto potremo commentare queste immagini dal famoso Golfo dell'Adriatico fino agli anni 30-40 anni fa, con la chiusura dei navigli e la ristrutturazione di Milano. È quello che vuole riaprire. Non stasera. No. Roberto Biscardini, deputato. Siamo andati di là. Sì.